fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Signore, tu sei la verità di cui nel mondo, ma noi non accogliamo e non osserviamo le tue parole. Abbi pietà di noi. Cristo, tu sei la vita che rinnova il mondo, ma noi abbiamo paura dei mali fratelli. Abbi pietà di noi. Signore, tu sei la via che conduce al Padre, ma noi seguiamo la tua strada. Abbi pietà di noi. Io non chiedo che abbia misericordia di noi, per noi i nostri peccati ci conduca alla vita eterna.
e ogni braccio che porta frutto lo tocca perché porti il frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il braccio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi il braccio. Chi rimane in me e io in voi porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come trace secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e sarà fatto. In questo vi glorificate, Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Pasqua, Gesù si presenta con un'altra immagine. Domenica scorsa, se ci ricordiamo, Gesù si era presentato con l'immagine del pastore, cioè io sono il buon pastore. E oggi Gesù si presenta con l'immagine della vite, cioè che lui, io sono la vite. Perché Gesù usa queste immagini? Perché innanzitutto sono immagini che immediatamente ci vengono a mente. Altre cose complicate, sono cose che noi conosciamo, per cui quando Gesù usa queste immagini, immediatamente anche nella nostra mente ci viene scritto il parlo della vita, dell'uva, subito sappiamo che cos'è, dobbiamo sapere che cos'è, cosa non è, ma immediatamente ci viene in mente cos'è. Se io parlo del pastore, delle pecore, subito mi viene in mente cos'è, perché Gesù usa queste immagini, perché sono immediate. Profondo che Gesù fa, diventa anche semplice nella comunicazione, può essere un discorso alla volta da sottolineare. Allora Gesù dice che lui è la vigna. Usa Gesù per almeno 5 volte in questo brano. Dice per ripetere per almeno 5 volte la stessa cosa. Dice rimanete in me e io in voi. Se rimanete in me io rimango in voi. Almeno 5 volte. Allora Gesù dice questo, chiede a ciascuno di noi innanzitutto di vivere questa comunione profonda con lui. Lo sapete che la vite, no? Avete già visto che è poi la vite per produrre, avete mai visto un grappolo però che è attaccato alla vite direttamente? No, il grappolo per vedere fuori ha necessità del traccio. Adesso che le vite stanno cominciando a mettere, poi vedete che si forma un traccio dalla vite, si forma questo traccio, lì si attacca il grappolo. È interessante come Gesù dica questa cosa, dice bene, lui è la vite, noi siamo i tracci. Sembra quasi che per fare un frutto, cioè bisogna che il traccio abbia la linfa dalla vite, però vedete, senza il traccio la vite può produrre il grappolo urbano, io no. No, è paradossale. Ecco Gesù quasi sembra vita, sembra quasi vita, che ha necessità di vita. È un paradosso. Perché la vita di sé, di per sé, non può, se non ha traccia, produrre il grappolo. E certo è il segno fondamentale della vita, perché dà la linfa vitale. Allora Gesù, pensate che considerazione ha Gesù di noi? Ecco, neanche io la dirà di noi. Ma Gesù sì, cioè io ho quasi necessità di te, perché per produrre qualcosa di buono, di frutto, di evidenza, io necessito, certo io ti do ciò che è necessario. In questo caso la linfa è la parola di Dio, i sacramenti, la preghiera, la vita comune, tutto questo che dovrebbe diventare questa cosa per poter avuto, però ho necessità di te. Ecco perché è essenziale, come Gesù, dice Gesù, che noi dobbiamo chiedere a noi questo di rimanere in lui. D'altra parte, che cosa vuol dire guardare completamente un frutto? Ce lo ricorda questo Giovanni Castellano.
cose, ma se voi con i fatti non lo fate, sono fuffa, dice Giovanni, ok? Ecco, per cui noi assumiamo la linfa vitale della parola, perché Giovanni dice questa linfa vitale della parola, ecco, venga davvero, possa portare davvero frutto. Fra poco però le prese nel finale di nuovo ieri, forse lo volete vedere questi mattino, o facendo così proprio alla fine con quelli là, ha detto, ma adesso voi domani riceverete il sacramento della confermazione, benissimo. E il giorno dopo che cosa cambia nella vostra vita? Perché questo, che cosa cambia nella nostra vita? Ogni volta che celebriamo la Eucaristia, sentiamo la parola di Dio, non cambia niente. Ecco, se è vero per questi ragazzi, è anche vero per noi, perché io ogni volta che ascolto la parola di Dio faccio la comunione. Il pensiero è un sacramento, deve cambiare qualche cosa nel concretamente della mia vita. Deve, perché ho assunto quella linfa vitale, quell'unione vitale con il Signore Gesù. Ecco, se no ci si ferma, dice Giovanni, ad amare con le parole e con la lingua, ma poi i fatti e la verità nell'azione, nell'amore, non ci sono, non esistono. Allora, tanto è un bellissimo brano di Vangelo questo, molto bello, ecco perché ci aiuta in fondo a fare una riflessione, ecco, sul senso profondo di che cosa vuol dire vivere la fede cristiana. Allora chiediamo davvero al Signore questa grazia di questa domenica. Innanzitutto tenendo dentro di noi questa parola di Gesù, rimanendo in me e in voi. Allora, Signore, noi desideriamo di te, perché desideriamo che tu rimani in noi. Questa è la prima preghiera. E l'altra cosa è, Signore, aiutaci. Ti preghiamo, ecco, che questa intima unione con te che vive e è alimentata dalla parola dei sacramenti davvero, possa poi nell'espressione completa del nostro quotidiano, nelle cose che dobbiamo fare.
scritto dove invece e si sposerà in un dottore e si terra i giovani a fede e il discernimento nazionale, perché i giovani possono trovare una risposta alle attese della loro vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la comunità parrocchiale, perché grazie al dono dello Spirito Santo, cresca attraverso le prove della vita, nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore Gesù, perché senza di te la nostra vita è sterile. Ispiraci il desiderio di vivere intimamente unita a te, con la preghiera, con la partecipazione che i sacramenti che vanno da te, che via nei secoli dei secoli. Corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
il mio freddo si è liberamente dalla sua passione, mentre il Padre rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo. Thank you.
può venire.